merci pregiate quasi introvabili, bestiame da record e prelibatezze mai viste. Questa era la Fiera di San Martino a metà dell'Ottocento. Due secoli dopo, però, la storica manifestazione pare aver perso charme. Di gente ce n'è e come, merito anche della nuova zona dietro il comune dedicata alla gastronomia. Ma calano gli acquisti perché sempre meno persone decidono di comprare. E soprattutto la loro scelta cade sempre su prodotti di arte culinaria. No, perché è come il mercato, né più e né meno. Quindi non compra nulla? No, perché non è che ci stanno, di solito prima una volta sulle fiere c'erano le occasioni, i prezzi da fiera, qua non ci sta né prezzi da fiera né occasione, anzi ho visto cose che al mercato generalmente c'ha una cifra e qua oggi c'ha 2-3 euro in più. I centri commerciali, i prezzi li trovi lì, costa di meno, c'è molto assortimento, qualità, c'è tempo, ci puoi andare ai centri commerciali, quindi la roba la trovi là. Sono alti i prezzi? Eh sì, sti fazzoletti 5 euro, qua 8, 10. Veramente sono arrivata adesso, comunque sì, c'è molta gente, le bancarelle ben fornite. Sì, è sempre interessante, è piacevole, si incontrano gli amici. E... si fanno acquisti? Sì, qualcosa si fa. Cosa ha comprato? Abbiamo comprato una maglietta per il ragazzo. No, i prezzi sono gli stessi. Avete comprato qualcosa? Io il croccante, perché sono matta per il croccante. Io ho cose da mangiare a base di carne, tacchino, coniglio. Quindi qualche specialità di San Martino? Sì, ci sono le specialità che non si trovano in tutti i mercati. Pochi gli acquisti, ma boom di presenze, tanto che in mattinata e nel pomeriggio la statale 16 si è praticamente paralizzata, complice un incidente sulla 14. E stasera via alla festa in piazza con castagne e vino per tutti. Mentre ad Alba Adriatica si correrà la corsa dei cornuti. Già, solo lo spot di presentazione la dice lunga sullo spirito goliardico dell'evento. 11 novembre, corsa dei cornuti, Alba Adriatica, Piazza del Popolo. Ci saremo noi. E anche voi. Occhio che puoi arrivare primo, eh?